Buonasera buonasera. buonasera, buonasera, a tutti. Qua stavano Questo... succedendo cose off screen, non avete idea. Stiamo parlando dei film sì, che non abbiamo così, visto. Di Sia io che Vittorio siamo riusciti a non vedere Oppenheimer, sì, devo ancora perché recuperare Oppenheimer. andiamo or contro le tendenze. In realtà io devo recuperarli tutti, non ho visto Barbie, non ho visto Oppenheimer, non ho visto... Uh, un ca... degli Oscar, dei film che degli Oscar ho visto solo Spider-Man praticamente e quello pure non l'ho visto anche se il primo mi piacque tutti gli altri li ho quasi visti tutti si sì. sì. mi devo fare, appena avrò tempo quindi quando sarò morto mi farò il chiusura. vabbè Buona... poi se, se, se vuoi qualcuno te lo mando io un um. Ah, vedi YouTube quanto intelligente che ha censurato Carmelo perché ha scritto morte bianca in, in un commento. Perché morte è una parola proibita. Eh certo, Comunque, è certo. grazie, grazie Carmelo. Grazie mille. Che bello, allora, no, adesso è uscito il commento, niente. Saluto e a, a tutti, soprattutto a Giada che è all'ospedale. e Madonna. Noi le facciamo compagnia all'ospedale, non so perché sei all'ospedale, però mi dispiace a prescindere. Poi magari stai lavorando, sei, dottoressa. E stai salvando delle vite Però mi dispiace comunque perché stai lavorando alle 9 e mezzo di sera Quando dovresti stare a casa A guardare le live di Luce e Vittorio E basta Guarda, guarda Io potevo fare anche altro per quello che mi riguarda E non voglio obbligare no, nessuno allora... Però chi c'è è obbligato A mettere like Pezzi di me Mettete like forza. Dai su Sono stato operato alle anche Aia, Che dolore Che brutta cosa ti auguriamo una rapida ripresa. Dai, dai, dai. Quindi, signori Detto cari, ciò, signori belli. Ragazzi, oggi siamo eccezionalmente di mercoledì perché giustamente è uscito il trailer, anzi, i trailer di House of the Dragon. Tra l'altro con tanto di commento piccato che è arrivato. Ah, non, ho cercato sul vostro canale l'analisi, non l'ho trovata. Sono deluso dal fatto che voi non siete stati... Il tempo di farla l'analisi. Cioè, il il tempo, tempo di farla, il tempo di farci due cazzi nostri. Sapete, io ero in viaggio, <ride> non ho fatto live neanche sul mio canale. In realtà è uscita molto prima del solito perché noi di solito l'analisi la facciamo una settimana dopo con tutta la calma. Allora dovete capire questo: innanzitutto, calma perché io ho l'ansia, devo fare le cose con i tempi miei. Due, Uh, è vero che YouTube ci costringerebbe a fare le cose sul pezzo, appena esce vai la reaction. Oh mio non dio, non ci ha mai te... pagato no, fare no. la reaction uh, sul pezzo quella subito. Facciamo le cose con calma, per bene, come piacciono a noi. Il video vi è piaciuto, siamo contenti. E... e in cambio abbiamo fatto questo switch quindi live di mercoledì. E eh, mille grazie a Tommaso che ci fa pure una donazione. Ma Madonna, Tommaso mi sta diventando la fonte di reddito. Mi ha donato 30 euro l'altra sera. Tommaso, un abbraccione anche da parte mia. A questo eh, punto, signor Tommaso, tu. mi contatti su Telegram, così ha accesso al, al gruppo dei Patreon. Questi si diventano iscritti, non, non, non godono dei privilegi. E infatti, a questo punto, alle mie spalle ci sono. Diabolic sono tutti fumetti di Diabolic quelli e siamo fatti così. Da, da qualche parte siamo fatti di Diabolic. No, cioè siamo fatti così. O esplorando il corpo umano. Come cazzo? Che si chiama, no? No. Non c'ho. Non di esplorando il corpo umano nella vetrina, c'è no, no. dei, uh -huh. no. cioè, dei uh, dove è? Dov è il mio dito qui. Sono Magic the Gathering. Quelli che davano in edicola. Ah, Questi sono animali vari e qua libri di dinosauri di quando ero piccolo e qui Diabolik, Diabolik, Diabolik il book nook che ci hanno regalato un po' di tempo fa questa è Miriam Leone che interpreta Eva Kant così povera l'unica cosa buona del film di Diabolik l'hai appena accusato di essere una persona vuota, ma non ti vergogni no no perché era il nome non era barlettano ma stavo parlando in, in, in lingua nostra Parlavo nella lingua alta di Kant. Eva Kant, va bene. Eva Kant. Dopo eh, la no, battuta rubata il palesemente il al... Il filosofo. Io ho rubato la battuta palesemente alla premiata Teledit. Sì, sì, no, me la ricordo. YouTube. Io... Io voglio morire adesso, va bene. <ride> Comunque... Uh... Um... Ovviamente avete visto nella thumbnail e nella descrizione se qualcuno ancora le legge le descrizioni. Parleremo un altro po' del trailer, parleremo un po' anche di Dunkin' Egg. Però, innanzitutto, dobbiamo parlare di Martin che fa cose. Allora, spero non consideriate troppo clickbait la thumbnail. Le ho detto a Vittorio: scrivi comunque no nella thumbnail perché non ci sono annunci ufficiali nel nulla. Però, però, piccola nota a margine. Sempre per la regola. Il commento piccato che non avete fatto subito. Io ero fuori. Barletta ero, sì. e, ero dalla mia ragazza. Non ho visto troppe notizie. In giro. Ritorno a Barletta il giorno che sono ritornato. Eh, Lucio mi contatta. E mi dice: Mi pare che stavo anche in stazione. Non mi ricordo dove cazzo stavo. Sì, ma forse ne parlavo mentre registriamo i miei video. Non mi ricordo Beh, comunque. Mi, mi dice Lucio, ma tu hai visto i post di Martin? Ha fatto dei post? Sì, no, è uscito un post. La gente ha detto che uh, questi post significano che ha finito The Winds of Winter e che sta per uscire. eh? Anzi, tra l'altro, ci è arrivata pure una email da Katie, che ringraziamo per la segnalazione, anche se io la, la roba l'avevo già vista. E appena l'ho vista, ha tolto tipo la notifica così Vittorio non vedeva la notifica di questa email. Uh -huh. e, e, uh, per fare questa live abbiamo deciso che Vittorio non avrebbe indagato sull'argomento in modo tale che adesso noi prendiamo il posto di Martin e io spiego a Vittorio perché c'è questa teoria del complotto secondo cui avrebbe annunciato segretamente The Wins of Winter con questo. Con questo post. Da quale devo partire? Words of Wisdom o... Il Words of Wisdom. Ah, okay. Io vedo tutto grigio in live, però. Com'è possibile? Ah, eh, sì, Lascia perdere, perché devo spostare tutte quante le finestre. Niente. Ah, ok. Perdonatemi, perdonatemi. Eh. È OBS che fa sempre sto difetto. Io non riesco a risolverla, sta cosa. Però vai con Words of Wisdom, che è l'effettivo post del... Di qualche giorno fa, anzi, ma me lo apro pure io, così Whispers ce l'ho sul mio computer. Wisdom, let it be. Ma qua c'è ancora è... la, la tier list, l'iceberg. Ma tra come... l'altro, non è neanche più l'ultimo post di Martin, ne ha fatti altri 3, 4, tutti inutili. Poi lui che spamma i, i trailer di, di House of the Dragon, come se la gente arriva ai trailer dal suo blog. Martin, esistono i social network Esiste YouTube, queste cose incredibili Aggiornati un po' allora, io... Eccolo. Eccolo Io non, uh, no, non, non ho preparato la grafica Semplicemente perché non volevo spoilerarmi Io ho aperto i tre link che ci servivano oggi E non ho letto niente Di questi, no, non so che cazzo Sto andando a vedere Guardiamo Forza Wisdom mar Marzo 11 2024 Quindi è passato un po' di tempo tu cosa vedi in questo post che può suggerire qualche collegamento a quello che sta scrivendo? Una rosa blu, una rosa blu, mm, interessante. La rosa blu è. Una canzone di Michele Zarrillo, se non mi ricordo male. Ma è anche un simbolo ricorrente nelle cronache. Diciamo, se tu metti quel simbolo è perché vuoi perché parlare delle vuoi cronache. Creare, vuoi creare una rivoluzione. Poi c'è una citazione. I sogni hanno solo un proprietario alla volta, è per questo che i, i sognatori sono solitari, William Faulkner. Ok. E questo è tutto. Ora, secondo quasi tutto, secondo te perché la gente ha iniziato a credere che questo <ride> sia un annuncio? Segreto di, di aver finito The Winds of Winter. Perché sogni una alla volta e quindi è passato da un libro all'altro e l'ultimo libro è Dreams mm. of Spring e quindi hanno mm. fatto questo collegamento del cazzo. Ah, questa è una delle cose. Ci sono tante cose. Ricominciamo dall'inizio perché questo post ha un titolo: Worlds of Wisdom. Quindi The Winds of Winter. Ma anche World of Warcraft, volendo. Worlds of Wisdom. Non solo sono le stesse iniziali di Winds of Winter. ma è, è anche vero perché The Worlds. Uh, the The Winds of Winter. Importante. Ma anche le, le lettere. È importante l'articolo. In ogni video. Anche le lettere sono le stesse, ah. però, la cosa strana, qua è una. Marte in questi post li fa spesso lui fa spesso dei post dove mette le citazioni, un lo so li vedo anche su, su Twitter no, ma lo spiego anche per uh, i 200 spettatori se non mi sbaglio l'ultimo con cui lo fece fu Asimov però l'ha fatto anche con altri autori molto importanti eccetera eccetera il punto è che questi post se vado indietro a controllare però non, non farlo che sennò dovessi tornare indietro di mesi è che si chiamano sempre Words of our time, quindi no, parole dei nostri tempi, parole dei nostri vero, giorni, vero, li vero, chiamano vero. sempre così e mette la citazione in bianco e nero, bla bla bla. Questa qui, Words of Wisdom, W, W, Winds of Winter, è un caso? È una coincidenza? Faulkner è più saggio degli altri? Beh, Faulkner era sicuramente molto saggio, però perché cambiare titolo? Poi, la citazione parla dei sogni. L'ultimo libro l'hai detto pure tu. È A Dream of Spring. Poi, vedi i tag. I tag di questo post. Dreams and Writing. Quindi, Quindi lui sta scrivendo i sogni. Lui sta scrivendo A Dream of Spring. Perché ha finito di scrivere The Winds of Winter. E tra l'altro, se schiacci sul. Dreams, questo è l'unico post che esce. Lui non ha mai taggato con Dreams nessun post, è la prima volta che lo fa. Wow. E letteralmente i tag se li traduce scrivendo Dreams, che è l'ultimo libro della saga, che evidentemente non è più l'ultimo perché doveva essere il sogno della primavera. Adesso sono i sogni, quindi sarà diviso in due parti. sarà diviso in sette parti quel libro, figurati. Quanto sei convinto da 1 a 12? 0,00000000000000000000000000000000000000000000003. 3. A Words of Wisdom. Winds of Winter. Anche Beatles. Cosa Beatles? Anche parola del potere, saggezza. Sarà qualche incantesimo nuovo. Ma c'è la ma la, la, cosa ro, la cosa blu, la rosa blu. Cioè, questo è comunque un post che riguarda in che, qualche maniera le cronache. Che... La rosa dell'inverno, la rosa blu. La rosa dell'inverno. Che è un'altra canzone italiana, però non di Michele Zarrillo, ma di Mango. Quindi Martin ci sta dicendo che ama tantissimo i cantautori italiani. E sta festeggiando la vittoria di Angelina Mango a Sanremo. Anche questa, anche questa è un'interpretazione. Quindi, quindi Martin sta ballando in, in questo momento, è la cumbia della noia. <ride> sì. La noia. Sta facendo esattamente così. Però ti ho mandato anche un altro post. Sì. Perché giustamente uno può dire perché Martin finisce il libro e non lo dice pubblicamente perché magari lui potrebbe aver finito il libro, ma il libro non è ancora pronto per essere pubblicato. Perché, come sappiamo, lui dopo che finisce il manoscritto lo manda agli editori, eh che sì. poi lo rimandano indietro, corretto, con uh, l'Italia e così via. L'abbiamo visto nei video, quelli dell'archivio segreto di Marte, sì. in cazzi e mazzi. E lui questa roba di fare un post criptico per annunciare la fine del libro l'aveva fatta già con Adrimo... Adens with Dragons, con l'altro link che ti ho mandato, ah. quello è un post del 2011, quando uscì il libro, non mi ricordo. Infatti è pure cambiato un po' la grafica. Perché? Qua, pure, pure qua di fare attenzione ai tag, no? perché non si capisce che parla di Adens with Dragons se non lo leggi nei tag. Lui in quel periodo parlava del libro. Come di King Kong perché era diventato questa bestia gigantesca che lui non riusciva a finire, il libro lunghissimo, quando poi lo ha finito, lui non poteva dire di averlo finito perché ancora doveva essere definitivo, l'editore doveva avere la conferma, e fece sto post criptico, è morto King Kong. E la gente capì che aveva finito di fare quello che doveva fare. La cosa, che qua, le teorie del complotto e. I cappellini di tinfoil e tutto quanto è che questo post di King Kong è uscito quattro mesi dopo che Martin dichiarò di aver parlato con i suoi editori e Ed è successo ricorderai... è tanto che aveva parlato con i suoi editori per la pubblicazione di questo, sì è vero quattro, quattro mesi sono mesi già passati sono passati quattro mesi da quando Martin disse che andò in visita in giro per il mondo incontrò tanti amici tante robe tra cui gli editori e mi ricordo che in live ne parlamo, alcuni dissero, sì. ma il fatto che Martin ha parlato con gli editori non è che sta finendo il libro e tutti quanti, no, no, ma che, ma che. Poi quattro mesi dopo, sto posto. Quanto sei convinto da 1 a 12 adesso?

capace pure che ci sta trollando e seppur è andata a cronometrare queste merdate che ci sta PA per culo capito ha fatto tutto quando apposta sto infame Ah, io non lo escludo però winds of winter words of wisdom 4 mesi il post criptico writing dreams allora se questa cosa se lui l'ha fatta apposta ed è un troll è... È l'uomo più malvagio del mondo. Sì, sì, sì. <ride> è l'uomo più malvagio del mondo. Allora, se è per davvero che ha finito: uh, The Winds of Winter. E fa culo, cioè. Diccelo e basta. però lei non ce lo può dire. Ce lo sta dicendo. Allora, allora io questa cosa. qua... E più che altro, capì, Io capisco qua la cosa, però. E Dreams have only one owner, che cazzo significa? Vabbè, una città. Perché lui, perché lui è uno scrittore solitario. Vabbè, io non lo so. Eh. La citazione, non è, cioè, a parte il fatto che fa. Riferimento ai sogni, non ha nulla a che vedere, almeno... Magari eh, sta ma scrivendo... l'immagine di Kong aveva a che fare col libro? Perché lui chiamava il libro Kong? Cioè, allora a questo punto ci deve essere pure un significato latente o in sto bel Marcantonio eh, beh, di Faulkner? Eh, o il significato è che sta scrivendo a Dream of Spring, che non sta più scrivendo Winsor Winter. È contemplativo lui qua, sta contemplando. Contem sta contemplando... Il futuro della saga Qui qua però era esausto Non era contemplativo Qui è esausto Allora supponiamo eh, che Supponiamo, supponiamo che, che Sia effettivamente così uh, Adesso, Dance with Dragons Quando è uscito? Uh, la data esatta vuoi? Eh sì Allora 12 luglio 12 luglio 2011 quindi praticamente maggio giugno tre mesi dopo tre mesi dopo lui l'ha finito l'ha data gli editori quelli in fetta e furia hanno fatto finta di leggere e correggere però non avevano uno non avevano sbatti due avevano voglia di prendersi i soldi quindi non l'hanno corretto più di tanto allora, in stampa, allora, io lo dico qua, tu dici, tra tre ora, mesi ora a un mese e mezzo dall'uscita di Game of Thrones, l'adattamento dei primi romanzi di, di Martin. Quindi qua parliamo della prima stagione di Game of Thrones. A un mese e mezzo, sì. Martin ha annunciato ufficialmente. Uh, L'uscita di Advanced Wind Dragons. Ha ah, in data luglio 12 2011. Tu dici, similmente ora sta per uscire House of the Dragon. House of the Dragon esce il 16 di, uh, di giugno. Raga, al primo di maggio. Se sto stronzo non fa l'annuncio, io non ci credo. Perché se ha cronometrato pure ste puttanate, allora mi direi cronometra per bene pure questa. <ride> L'1 maggio farà un post. Martin farà un post con una balena e un cammello che bevono il caffè. E ci sarà scritto: A Dream of Winter, A Clash Spring of Crows, A Spring of Crows, uh, A Clashing dream Kings of, of, of Thrones. thrones. Comunque, raga, non prendetela troppo seriamente tutta sta parte, era molto per ridere, era molto per uh, farci due risate. Però io un pochettino ci voglio credere. E io sono sicuro che qualcuno adesso ci sta credendo. E mi dispiace, tra qualche mese non uscirà nulla e piangeremo insieme. Allora, Tutto qui. Io per quest'anno sono sazio. Tanto noi la nostra dose di visual e soldi 2024 ce la, siamo, ce la facciamo perché tanto esce la serie e ce ne sbattiamo i coglioni. Va bene. Okay. Però 2025. Se mi no. dici che ha finito di scrivere sto romanzo e nel 2025 esce, io potrei ritrovare un minimo di speranza di andare a vivere per conto mio l'anno prossimo. <ride> Forse tu, tu dici, Martin, a che ha pensato, ha pensato anche a te. Allora sia chiaro eh, eh, a tutti quanti: io mo penso per quanto riguarda eh, il trono di spade. Non penso più a passione, non penso più a sentimento, non penso più neanche a voler sapere come finisce sta porcata di serie di romanzi perché mi sono caccato il ca**o. Quest'anno facciamo dieci anni di canale, ragazzi. Sono dieci anni che stiamo ancora da a Dance with Dragons. Dieci! E mi ricordo, mi ricordo quando i primi anni facevamo i calcoli su quando doveva uscire Dumens of Winter. Era poco. Cioè facevamo le notizie dal trono, un format che è durato un annetto e mezzo. E parlavamo già... No, no, sta per uscire Dumens of Winter. A, a me non me ne frega più un cazzo. YouTube funziona di me e va bene. Questo non pubblica. Io spero che pubblichi un romanzo e che sia bello, bellissimo, che faccia tremendamente schifo solo perché ci voglio fare i soldi da questo lavoro che facciamo da 10 anni! E voglio andare a cambiare conto mio, con la mia compagna a togliermi dei coglioni della vita. La vita, Ma basta, non, non mi interessa più niente di sto maledetto che sto qua. A me arriva la persona a dire eh, quando è che esce il libro. È uscito l'anno scorso esatto. Il libro ne sto scrivendo due in contemporanea mentre tengo su una baracca di 20.000 video alla settimana. E poi, no, l'analisi non è arrivata abbastanza in fretta, porca troia. Fac facesse quello Ambe. che vuole sto maledetto King Kong, Godzilla, King Kong. Uh, Faulkner, uh, Guy Fawkes, quello che cazzo vuole, ma andassero a fare in a novembre. Vabbè, invece tu vinci Winter, lo aspetto perché lo voglio leggere. Mi sono rotto il cazzo. Io non voglio, voglio sapere... più leggere niente. Voglio sapere che fine fa Sersi e basta. Io non, non voglio più lei, io voglio, voglio una vita spericolata. Non è vero, non voglio mancare di trasporto, mm. voglio una vita. Mm. Basta. Dieci anni eh, qua eh, ad aspettare eh, sto. Sto male decadente, fatti... prendi, prendi l'aereo, da Martin e spara lì. I tiserini, mi sei l'altro quando è che fu a fine anno, l'alieno, le GIF, quella... Ma, ma per favore, ma cortesemente. Sì, l'alieno. Bene. Ma, ma vabbè. Parliamo di, delle serie televisive. Quelle invece escono, quelle oh. sono abbastanza sicure perché l'HBO in quel caso un po' di più hanno bisogno di fare cassa soldi e iscrizioni a max perché il presidente della warner è uno stronzo intelligente non capisce niente di quello che sta tiene fra le mani perché è, è pacifico e pare lo ha ammesso pure lui che non sa niente di quello che sta però che i brand fanno soldi e lui vuole fare tanti soldi quindi le serie escono premiamo i brand Vabbè, fin quando la qualità per quanto ci riguarda è House of the Dragon, io sono contento. Fino a me che... HBO di Gr grossi scivoloni non ne ha presi dopo il finale di stagione. Di serie di due di, di House of the sì, Dragon. vabbè, buonanotte di Game of Thrones. Di Game of Thrones. No, qualche, qualche cagatina l'ha avuta con, con Westworld West che World. crollò proprio alla fine. Però vabbè, dai. Con oh Nose of the Dragon, non ci siamo lamentati la prima stagione, la seconda sembra promettente da quello che abbiamo Speria, visto. ma Incrociamo magari. le dita. Io spero che sia molto bella la seconda stagione o che faccia profondamente schifo, così se ne può parlare in maniera animata e la gente viene assai a vederci in live, a sbroccare o a esaltare la serie. Io la voglio che sia bella la serie. No, io sono diventato cinico e bastardo ormai, penso solo al Vildanaro Abba, che non punto... mi devono dare loro che c'è capito tutto il procedimento è non me lo devono dare loro gli utenti soldi io ci devo guadagnare perché commento e faccio il mio lavoro e Martin non mi fa tu pensa a quelli che commentano One Piece c hanno 1100 eh... capitoli ogni settimana e noi stiamo qui ma io a Ronin glielo dissi proprio personalmente ma io ti invidio che c'è materiale nuovo da commentare poi puoi tornare indietro analizzare le cose vecchie però avere qualcosa nuova ogni settimana è una cosa che invidio tantissimo e infatti quante in volte in te lo dico magari Martin pubblicasse sto libro un titolo a settimana sarebbe spettacolare io come ho... si faceva in vecchi tempi no Così si pubblicavano i libri Su... a puntate sulle riviste, sulle riviste. Io... io non ci voglio io non ci voglio più credere che esca The Winds of Winter e, e invece è prossimo Ma... Sta scrivendo a Drimon Springs. Se esce The Winds of Winter, è ovvio che corro nudo per strada, ma com comunque sono cinico perché quello è. È uscito The Winds of Winter. I prossimi dieci anni di canale li abbiamo assicurati. Tanto abbiamo fatto dieci anni su un niente, un altro po'. Non ti preoccupare, è, è finita l'attesa, ragazzi. Fi L'ha confermato Faulkner è confermato Worlds of Wisdom. Cioè fa un libro. Lo chiama Worlds of Wisdom ed è una biografia di Faulkner perché è il suo autore preferito. No, no, è una biografia dei Beatles fatta in collaborazione con Coso. Uh, con um, il regista del signore Ianelli. Come si chiama? Peter Jackson oh, Peter Jackson okay. che sta a fare il biopic e il produttore dei Beatles. Si chiamava George Martin esattamente. Coincidenze? Ci crede io non Denze. Zarrello, Zarrello farà la colonna sonora di The Winds of Winter sì, sì. che uscirà solo sotto forma di audiolibro con la colonna sonora di Zarrello uh... magari uscirà il secondo <ride> di Dunkey veramente dovrebbe essere il quarto di Dunkey Egg perché è sto quarto racconto tu dici ha finito il racconto di Dunked Egg no no perché lui sta scrivendo Dream of Spring Sa sai che sarei più felice di finire il racconto di Dunkey Egg ma io quel racconto lo voglio tantissimo. Cazzo mentre sì. la grande è bellissima. La vecchia nan. La, vecchia, la, giovane, la giovane nan la giovane vecchia nan. la anche uh, sono bellissimi, no? dai. dai Perché se sta scrivendo Dream of Spring. Vuol dire che ha finito anche Egg. Sogniamo in grande. Siamo solitari anche noi. Se fosse un riferimento a DLC sì, di Elden Ring. No, l'hai confermato che non si è fatto reperire da Miazaki oh, sì. Marvin. <ride> Miazaki ha chiamato. Pronto? Senti, c'è da scrivere il DLC e Martin ha detto: non so cosa voglia dire, ma non posso scriverlo, Io... parliamo uh... di la notizia di Dunked Egg. Perché stiamo parlando di Dunked Egg. A questo o... punto. Sì, okay. dai. Allora lasciamo perdere qua King Kong. Mannaggia la mm. King Kong, ho ucciso King Kong. Uh, I ragazzi di Red e Intelligence ci riferiscono che questo signore qui viene reclutato con tra i uh, registi della serie il regista, il regista. A Knight of Seven Kingdom di Edge Knight uh, e Harry Bradbeer è un uh, importante regista dato che ha vinto anche degli Emmy che tiene in mano in maniera anche molto contenta Sì, felice. ha vinto gli Emmy per uh, Fliabag che è una serie sì. abbastanza conosciuta è una bella serie ha partecipato anche vedete, a Killing Eve che però non conosco, devo essere onesto Killing Eve è sempre prodotta dalla stessa sceneggiatrice di Fliabag solo che è più thriller da quello che so okay. e poi c'è Inola Holmes che abbastanza famosa a me non attira perché mi sta sulle balle 11. no, Millie Bobby Brown. No, non me ne voglio, non per qualche comportamento, mi sta, su, mi sta antipatica Metta a bambina. pelle, non so per quale non lo so, non lo so. Non... È vero che sono un fan di Stranger Things, ci cioè, ho tu visto tutte le stagioni, però lei mi sta sulle balle. <ride> Niente, vabbè. Che morisse come era nei piani della prima stagione. Io, io speravo che finisse la serie con la scorsa stagione diversa, lasciamo perdere. Anche io, anche io, però è sicuramente un nome importante, un regista affermato. E con questa notizia vi ricordiamo che la serie è l'unica per il momento certa, cioè mentre di con questa di Egon e così via ci sono stati giusto delle idee giusto delle, dei rumor che forse la fanno forse no questa è in produzione è in lavorazione anzi e inizieranno a girare sì, presto ad aprile dovrebbe, dovrebbero cominciare i lavori effettivi mentre la pre produzione sta terminando quindi se prossimo, in realtà tra qualche settimana forse un paio di settimane qualche giorno siamo già ad aprile in realtà eh, sì sì dovrebbero cominciare dovrebbero, i lavori a sì. iniziare le riprese vere e proprie, forse a giugno quindi praticamente eh, in concomitanza con House of the Dragon sta uscendo sta roba cioè, House of the Dragon ora l'annunciano e poi la fanno e questa adesso prima la preproduzione e poi iniziano a girare il che è una cosa buona perché inizieremo anche a vedere uh, gli attori sapremo di più del cast sapremo di più magari se ci saranno altri registi o se questo sarà l'unico regista perché comunque Probabilmente una serie con meno episodi. Quella di Dunked Egg. Si parla non, di una miniserie in realtà. Quindi non sappiamo quanti episodi saranno e che direzione vogliono prendere. Non si sanno nomi di altri registi. Sappiamo, come ho fatto vedere prima i nomi degli scrittori, quindi showrunner, uh, vari ed eventuali. Iira Parker, ovviamente George Arr Martin, eh, vabbè. Vedete tutti i nomi, quindi... non conosco nessuno di questi tranne Ira Parker perché già faceva parte di House of the eh sì, Dead. L'unico nome altro. che conosco Io neanche conosco la maggior parte delle serie che citano tranne The Last Ship. Cioè, basta, non, non so nient'altro. Uh, the Chair era quella prodotta dalla moglie di uno di DD. Allora ah, sì, sì, è vero, l'avevo completamente rimossa, completamente eh, è rimossa. Giulia Wyman, la moglie di non mi ricordo quale dei due, Samwise. Quindi, quindi ma no, no, forse Benio. No, ma non mi ricordo manco chi è chi oramai. e, e niente, speriamo di avere presto notizie e foto e uh, rumor così Iniziamo a parlare anche di questo, perché anche dancere sono veramente i racconti più belli di Martin, in vedi, assoluto, vedi, vedi le serie TV: le serie TV annunciano, ah, ma devono fare, devono produrre, devono fatturare e distruggere l'economia del di mercato con le regole delle IA. World Wisno Wisdom eh, Wisno. No, perché Jon Snow Writing Dreams Faulkner. Mangia la miseria di ma... Kong cioè, veramente la gente pensa che Martin <ride> ha finito The Winds of Winter perché ha fatto quel post? Se ne è parlato poco in realtà no, di solito certo. quando Martin fa dei post, poi vengono subito presi da dei giornali anche quelli sai, che parlano di, di notizie serie televisive Cultura Nerd. Questo un' po pochissimo. Ne hanno parlato... Dei nostri colleghi italiani. Non penso ne abbia parlato nessuno in video, e sì pure di youtuber grossi ne hanno, parlati, ne hanno parlato poco io, tipo la notizia l'ho vista un po' così su Twitter perché giustamente è molto tirata per i capelli. però poi, tu, più andare a scavare più ci delle cose. però sai, è... no, io... quando le vuoi vedere le trovi. Quando le vuoi vedere le trovi sì, è writing dreams è quello. Ma Carmelo, io mi sono con te, sta scrivendo a Dream of Spring. Ma perché, di fatti, lui ha sempre scritto il libro successivo mentre scriveva il precedente, cioè gli sono sempre avanzati quei dieci capitoli. Quindi lui, di fatti, sta già scrivendo a Dream of Spring. No, no. Perché le avanzeranno i capitoli. Cioè, secondo me è questa. semplicemente è entrato nella sua fase profondamente boomer. Ogni tanto sul blog butta puttanate: sì. Ah, quelle sono proprio le cose boomer da Martin. Sì, sì, La frase, cioè... il mood contemplativo. No, no, è proprio la fase se... boomer di Martin. Eh, sì. È un post che sta bene su Facebook. Che ti fa fare quei 50? Mi piace. Allora, poi, se è vero, domani annunciano The Winds of Winter. Io sono felice come una Pasqua. Mi ci metto a leggerlo appena esce. A costo di prendermelo in inglese e ipotecarmi la vita. Perché sarà pesantissimo da leggere in inglese. Però. Eh, si, sì, ci, ci toccherà. Cioè, dopo anni. tanto tempo, veramente il meme di okai non mi darà la speranza. Non me ne frega niente. Non ci posso stare lì a perdere la vita. Non ci crede più nessuno che uscirà in V, Che questi libri usciranno con Martin in vita, e invece, domani. Magari, aspetta lo... la fine della serie. Annuncia il libro. Io spero. spero All'inizio della serie annunciano il libro domani, ragazzi. Domani è il giorno giusto 28 marzo. Segnatevelo. Io penso che ormai la gente li i posti ma... ma sì ma perché non puoi neanche andarla a insultare Perché adesso c'è tutto il partito Povero George sta lavorando dalla mattina alla sera Venisse qua George Martin A vedere io povero stronzo Che per 200 euro al mese Sto qua dalla mattina alle 9 Alla notte alle 2 a lavorare Porca troia a George Martin c'ha i soldi Non c'è più il problema dei soldi Mannaggia no. me. Me. Beh, um, vediamoci qualche fotina di House of the Dragon, che invece ha una data certa, il 16 giugno. Allora, i trader vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti? Faccio il sondaggino. Non facciamo il sondaggino neri-verdi, e tanto la, la, la proporzione è sempre quella. Ma Ottant quanto naive 20. il commento... Uh, ma che ho scritto? Ok, ho, ho scritto bene, forza. Eh, quanto naivi i commenti, ma non vi pare che la serie favorisca uh, i neri rispetto ai verdi? Porcatoria, tutto il libro è a favore dei neri. Fino a un certo punto i neri sono i santi della situazione, un altro po'... Devo dire che Martin uh, ci prova a dire i miei personaggi sono grigi, non ci sono i buoni e i cattivi, però quando ha una preferenza si vede tra i Blackwood e Bracken si capisce che preferisce Blackwood. Tra Bloodraven e acciaio e Bloodraven. Forse tra Blackfire e Targaryen c'è magari qualche situazione in cui dire, ma ah, poveri Blackfire. Però. Lì è molto più grigia la situazione, però non mi neanche così da... tanto dei Blackfire per uh, avere delle opinioni. Io mi ricordo che sin dai tempi della prima serie che abbiamo fatto sulla Danza dei Draghi, che tra l'altro neanche era basata su Fuoco e Sangue, ma sul racconto precedente. Era sempre stato un plebiscito per i neri e pochissimi per i verdi. È sempre stato così. Poi magari la serie ha, sal ha salvaguardato ancora di più Renila in alcune in situazioni. Però secondo me ha approfondito anche molto di più Alicent. Eh, ma dal la... trailer come hanno girato certe cose, non penso che stavolta i neri si salveranno così tanto dall'essere tacciati da psicopatici a un certo punto. Quindi. Eh, ma magari si prendono... Beh, vabbè, la stessa Renia che dice ho paura di ciò che, sono, di ciò che sto diventando. Aspetta, attenzione. L'Ifon ci scrive. Da Reddit, William Faulkner published da Rose for Emily on April 30, 1930. 30 aprile, okay. Questo significa che il coso verrà pubblicato. Il 30 aprile sì. eh no, il 30 aprile il mese prossimo non. Madonna, blocco, neanche il mese di, 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 di Hype. Non penso. Magari sì. lo annunciano. Magari può essere un. Però. Da Reddit, io Reddit. vabbè. Una domanda, Perché... comunque, che ci sono posti sul Reddit. Sì, no, no. Allora, appunto dico io. Fino a un certo punto. cioè Già, le speculazioni erano esagerate. Andare poi a vedere. La la biografia di Volkner per trovare ulteriori messaggi mi sembra fin troppo fa, sto, sto video fatelo fa a Saidonia che lui ancora ha la forza di crederci nel brand dei Pokémon per le teorie e le cose <ride> un'ora e un quarto di analisi del trailer di Pokémon Leggende Z chiamate, Vabbè, se lo, se lo chiamate a Paolo Saidonia fa. cortesemente fatelo fa a lui se ha la forza di credere è beato lui. Cazzo sì, è ancora bimbo dentro, lo invidio tanto. Porca troia. Vabbè, uh, vado a caso con le foto, andiamo nel nostro ma in ordine. Eh. Ma no, che vai a caso? Metti la foto di Misaria. Raga, ma voi ma ci credete che c'è Misaria in sta cazzo di serie? Non mi devo ma mi ingazzare io. Cioè, io... è, è dall'anno scorso che... Con Vittorio facciamo i salti mortali per cercare di non fare spoiler in live, perché in live poi è difficile, stai parlando, stai parlando un po' di tutto, ti scappa. Nei video, massima attenzione, metti quello, togli quello, non dire quell'altro. Nei commenti eh... ci siamo dovuti dipendere dal fatto degli spoiler per una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. E poi sti stronzi fanno la foto ufficiale di Misaria che è morta almeno apparentemente nella prima stagione in un incendio. Cioè noi a fare pure i finti tonti, chissà, mi se si è salvata, la vedremo ancora, forse sì, forse no, quando palesemente sappiamo che è viva, perché nel libro è viva, e così nella campagna promozionale ti tolgono il, il dubbio. No, è viva e sta là, guardatela quanto è simpatica, ma vaffanculo, dimmelo prima che non è un segreto che deve rimanere viva, ne parlavamo pure più liberamente l'anno scorso. Questi cazzo di trader stanno a fa fare un sacco, in tutta la campagna pubblica, da quando escono ste fottutissime foto? fa tutti gli spoiler è il funerale È la puzza che si sente nei corridoi nei cunicoli di, di, di del Re. E porca troia, sono qua. vabbè, vabbè. no, eh, provocano, provocano forte, però vabbè. lo sappiamo, è un personaggio in realtà importante nella danza, la vedri anzi. Si è pure forse intravesta in altre scene insieme a Renira, però non è proprio sicuro Lo che sai, lei... Quindi non l'abbiamo messo nell'analisi. È un personaggio molto, molto importante, interpretato da una Corinna uscita fuori dall'accademia e noi ci godremo... altre bellissime interpretazioni di Risorian Mizuno. No, ah, beh, magari mm, magari par... se, ta... se hanno cambiato i capelli a Jace, magari hanno cambiato anche l'accento di Misario. Vabbè. sarà questa magia Beh, della prossima stagione cambiano alcune cose di tutto. Cioè, delle ragazzine uscite momo fuori dall'accademia hanno tenuto mezza stagione in maniera più che onorevole questa qua vabbè lasciamo perdere vabbè. consolati col fatto che più di, più di tante scene non avrà il doppiaggio italiano è mediocre io allora, non ho mai visto, House of the Dragon in italiano. Il doppiaggio italiano è uh, scialbo, ma penso che fosse perché l'hanno fatto tipo in tre secondi netti. Mm. Cioè, non c'era uno studio, non c'era una grande recitazione. Io ho rivisto tutta la serie in maratona. Quest'estate, penso, ah, ok. ok. E, team di esperti c'ha Sky e la Sky aiutato a fare maratone Game of Thrones a caso. E, il padre del team di esperti eh, ultra fan. Lo sa a memoria Game of Thrones. Fa paura, okay, uh, ci credo, ci credo tantissimo. Ho visto la serie doppiata in italiano. Non è brutto il doppiaggio. Fai, fai il suo, mm, non è non è. Bello, non è brutto è, è io mi ricordo quello di Game of Thrones uh, l'ho visto a spezzoni però non mi dispiaceva certo era strano abitu essere abituati a certe voci e poi vederle a, a volte anche molto diverse sentirle anche molto diverse House of the Dragon, zero l'ho visto praticamente solo una volta perché ok, me le rivedevo più volte di seguito le puntate, però poi dopo non l'ho più rivista anzi ve lo farò ora, forse il rewatch. Il timbro di Demon di Matt Smith, secondo me è migliore quello del doppiatore. Però non allora, c'è piace... Non piace mai la voce di Matt Smith. Non mi piace eh. come la... No, io l'ho visto anche in, Game... in, in Doctor Who Matt Smith recitare. Non mi ha mai dato fastidio. Qua fa stridulo uh, Demon e non riesco a capire perché abbia fatto questa scelta. Però va bene, lo pre preferisco il doppiatore italiano a questo punto. Però... Non dà la stessa intensità. Io ho visto uh, l'episodio della morte di Viserys. Non rendeva. Mo' mi hanno reso un po' più chiara l'ultima parola che dice Viserys quando iniziano i titoli di coda. Perché si proprio a volume più alto. Però par di Considin non rimane. Cioè, eh, stiamo sì, sì. tutto un altro livello. Senti. Io non mi ricordo che altre foto stanno. Allora, io le metto in ordine come ce l'abbiamo. Tanto non è che c'è da fare chissà quale discussione. Abbiamo la, 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 la coppia che scoppia circa. Abbiamo Corlis Velarion e Renis. In questa still. Come sempre, Renis non è proprio la persona più pacifica del mondo col marito. Ma ricordiamoci, è Renis. Renis. La, co la cofana è migliorata. La trovi migliorata? Forse, forse un po'. Mi sembrano più credibili sti capelli. Allora, per lei sicuro sì, sono comunque migliorati. Per lui dobbiamo vederli in movimento, perché se quelle treccine ondeggiano e sembrano ancora fili di lana, non, non stiamo bene. Però forse l'attaccatura è un po' migliore. Comunque abbiamo notato i vestiti di Velaryon, sembrano un po' più sgargianti, un po' sì. più accesi come colori, è il che è molto figo. Mm, è, è bello io nel trailer. Mi è piaciuto un sacco il gambesone che porta Corlis con il simbolo è proprio figo figo figo. È bello, mi è piaciuto un sacco. Qui abbiamo il nostro buon amante dei, dei piedini. Abbiamo Laris, e non si è visto per nulla nei trailer sì, se non tramite travesti. bastone. Eh, con, collegato qui, abbiamo. Ma, che bello, ma quanto è felice lui! Vai, con quanto cacchio è felice. Sì, in quella foto è proprio con te. Sicuramente stanno uccidendo qualcuno, non lo eh, so. È proprio figo. È, è proprio un bambino felice. Sì, sì. sì proprio... Posso dire che più la vedo, più la corona mi convince. Che all'inizio mi faceva proprio cacare. Però, non... boh, forse è una questione di abitudine. Sì, beh, in realtà è bello da quel poco che si vede, vabbè, tutto... che i costumi non hanno mai fatto schifo in Game of Thrones, neanche nei momenti peggiori dal punto di vista della trama. Era uh, una bella. Sono sempre bei costumi. Il costume di Egon Da Rey, Il vestito di Egon Da Re è tanta, tanta, tanta roba. Eh, con 45 kg di acciaio val allora, di Validia allora E' Acciaio di Validia è leggero. L'acciaio di Validia, ragazzi, avete una spada di 2 metri? Avete ghiaccio? Pesa comunque quanto una spada a una mano e mezza. Nel mondo di, di Marti. perché è acciaio di Validia, è leggero. Il giro pratico e buono. Cos'era giro pratico e buono? Non che non è che so. snack era <ride> il Kinderbuino? Non lo so. Vedremo la barriera. Sì, sì. Ragazzi, recuperatevi sì, sì. l'analisi del trailer. Quella è palesemente la barriera con Jason e Cregan. Evidentemente l'ha portato a fare una gita tra i Guardiani della Notte. Quindi, dai. Oh, qui è sempre Egon che è felicissimo. Qui abbiamo. Loro praticamente. Io ve immagino che a un certo punto scoperanno di sto passo, la Christon Cole e Eamond sono amici, amici per la vita. Anche in pigiama. A giocare a scacchi <ride> la notte. Gay. Questa è la versione di Asso Dragon di Game Genue. È giusto, sono loro che poi a un certo punto si guardano. Le candele si spengono. Io... Tutti ne di questa foto. Tra l'altro. Sì, sì. Io. Io. Vabbè. Vabbè, in realtà, qua stanno pianificando la morte, e la guerra di centinaia di persone. Però sono comunque gay ingenui. Secondo me, secondo me un bacino se lo danno. Io sarei pure felice. Un po', un po di felicità e gioia a Emond, che passerebbe solo come uno psicopatico. Dai. Dai Finalmente, Keystone Call avrà la sua Targaryen. Madonna, sì. Madonna, sì. Qui abbiamo Elena. Che è stanca degli spoiler, palesemente rotta di balle degli spoiler continui nei trailer. Sta dicendo basta, ho capito, non parlate mai più di me nella vita. Eh, eh, hanno rotto eh, le scatole, noi non diciamo nulla. No, no, assolutamente, io non voglio assolutamente dire nulla. Ah, non vedo l'ora che esce il primo episodio. Proprio il primo, sì. ma solo per poter finalmente parlare di cose. Madonna, sì. Qui abbiamo uh, le sorelle Demon. Sì. Così, giusto per eh? Così, un po' stupite, avranno visto loro padre fare cose strane. Sarà successo qualcosa. Sono tutti in piedi e penso che però sia Renira a questo punto, perché se si alzano tutti quanti così in piedi. Eh, sì, sì, sì. Come mi sospetto che dovrebbe essere Renira. Mm. Quadrato pratico. Ah, è Ritter Sport, quadrato pratico e buono. Madonna, è vero, Ritter esatto. Sport. Ottimo. Madonna. Eh, avevo trovato pure la pubblicità, no sponsor del canale. Ma esiste ancora il Ritter Sport? Beh, probabilmente no, ma l'avrei resuscitato tu nominandolo. Wow, magico. Lili sì, Si si vede. Hanno rotto le palle, queste non è giusta, questa eh sì, cosa. No, eh, sta, sta cucendo quella roba lì. No, no, vabbè. Non è giusto, non è giusto. Stanno a sponerà quella scena da, da nove mesi. No, basta, basta. No. Questa... No, abbiamo finito, no? Sta qualche altra foto. C'è questa ultima immagine, l'all must choose. In realtà avremo anche le altre immagini di quelle che abbiamo usato nel trailer. Ah. No, no, questa era selezionata apposta perché in basso a sinistra si vede il simbolo dei verdi che viene tagliato dal trono di spade. Quindi un sacco di persone stanno dicendo. Questo perché il trono di spade taglia i re o le regine non degne. Quindi questo potrebbe essere un modo subito di dire che i verdi non sono degni. Ah, bene Siccome comunque, molti l'hanno segnalato, lo diciamo anche noi. E... Comunque, io vorrei far venire gli incubi a tutti: guardate la faccia di Cristo Cole C'è della post-produzione della Color Correction. E. e... Sembrano due facce uh, mischiate a un certo punto. Per questo, ve lo sognerete stanotte. Questo ve lo sognate. Sta... Vedete come si fa male una color correction? Così, questo era lo stesso livello di Vigo. Della, della scorsa stagione, di Vigo... Demon che pareva Vigo. Il Carpatico, il carpazio, il carpaccio. Vabbè, ehm... Ehm... ovviamente. Tra l'altro, vai, vai, tra vai. l'altro, aspetta. Uh... Chi non vuole spoiler, tappatevi le orecchie per tre secondi. Cercherò di non farne comunque. Uh, no, questo è un spoiler. Secondo te, il fatto che il trono tagli lo stendardo verde può essere un foreshadowing? Ma al contrario. Ma può anche essere. Può anche essere. Che ne... che... eh... 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 eh. Eh. Non sono neanche sicuro io di aver capito quello che vuoi dire tu, quindi secondo me lo spoiler non è. Bene, ok, va bene. Non è, non è vero, spoiler. Io invece ehm, ci tenevo a dire che, è, eh, vista Bela col drago in azione, eccetera, eccetera, e il fatto che nelle scene con i semi di drago Nettles continua a non comparire, sembra sempre più probabile la teoria per cui il ruolo di Nettles venga preso da Bela. Daron, Ryan Condal ha detto che forse viene nominato. Vediamo, chissà, non si sa. Sembra improbabile che compaia. Però a qualcuno, qualcuno nei commenti aveva detto: eh, però nei trailer non si è visto ancora Daron. Quindi è confermato che non c'è. Però non è necessariamente vero, perché fino a nei trailer e neanche nelle immagini ufficiali non si è ancora vista Alice Rivers invece l'attrice che deve fare Alice Rivers è stata una delle prime che hanno scelto quindi non vedere qualcuno nei trailer non vuol dire nulla a livello canonico raga state tutti quanti fissati lì volete sapere se c'è Nettos volete sapere se c'è Cannibale volete sapere se c'è Daron allo stato attuale non, non lo possiamo dire per con certezza. Magari Daron non ci sarà e comparirà più avanti, perché sì. Non, non è detto che se non compare nella prossima stagione non possa comparire comunque in generale. Ti esiste esiste. Per me se lo nominano anche senza farlo comparire è già buono. Quantomeno ci fanno capire che esiste. Poi gli altri vedremo: se tagliano qualche personaggio, ce ne faremo una ragione. Io capisco che il cannibale lo volete tutti. Pure noi ci piace vedere più draghi possibili, però. Il cannibale in realtà è, eh, non è veramente non è... inutile. Sì, cioè, è una cosa che puoi tagliare. Serve solo una cosa: sapere che il cannibale esiste e potrebbero spiegarlo con un odimo. Tipo, nelle profondità delle grotte si dice che c'è un drago malvagio che si mangia tutti i draghi basta, fine, chiudi là, vaffanculo oppure se ci sono delle cose che il drago deve fare le può fare un altro drago ah, tra l'altro tu non hai mai chiuso no. la votazione no, no, io lo tengo lì ah, per tutta quando... la live sì, sarà Snow un altro personaggio di cui si sta parlando forse c'è, forse non c'è nei trailer non si è visto ma fin quando non esce la serie non possiamo dirlo nel caso Raga, ci facciamo ma... un video dobbiamo, dobbiamo aspettare a me dispiace non aver visto Alice Rivers perché sono molto curioso di vedere l'attrice con gli abiti, con, con il trucco di Alice Rivers. però è anche giusto tenerci qualche cosa perché già ci stanno facendo vedere duemila cose, le battaglie i draghi eh, cose importanti ci eh, hanno eh, fatto vedere l'isola dei volti l'isola dei volti l'isola dei volti vorrei vederla anche più da vicino chissà chissà Potrebbero attuare cambiamenti come per Leno. Ma allora il cambiamento eh sì, certo. di Lenor è comunque molto leggero. Va a rompere una regola che comunque nella serie non è mai stata così preponderante. Quindi, se la possono giocare a chi ha letto i libri, ovviamente sta cosa fa scoccere il naso. Il fatto del drago che ha un solo cavaliere. Ah, sì, è tutto perfettamente giusto. Ci si può lamentare ricordiamoci sempre che parliamo di una serie tv tratta da un libro fantasy e che stare a fare di stronzi precisini appresso qualsiasi cosa specie una roba fantasy vuol dire che ci avete abbastanza tempo per grattarvi la pancia e lo scruto per un altro po' di tempo invece che dare fiato alle vostre mani sulla tastiera non significa niente dare fiato alle mani però mi avete capito la mia attesa è vedere i talli con le facce dei Muppet. io spero che Usino proprio i Muppet. e non posso sono della Disney Muppet. e eh, vabbè, chiederanno, eh. non lo so, pagheranno qualcuno, un permessino. Per conto suo, visto che sta il colpo di Stato in corso, e eh, vabbè, se unissero alla Warner e facessero la mega serie sui Muppet Tali, che vedremmo in 4, ma sarebbe bellissimo. Uh, Dio mio. vabbè, dai. Mm... Questo in realtà tutto, non ci sono altre grandi notizie perché comunque non è che stiamo a riparlare dei trailer, abbiamo fatto l'analisi, l'abbiamo visti nel dettaglio, ci sono piaciuti. Tra l'altro anche nell'analisi, per quanto siano due trailer, grandi cose corposissime, non è che ne sono uscite fuori perché parte di spoiler che non possiamo fare perché altrimenti ci mettiamo qua, raccontiamo tutto quanto per filo e per segno, prendiamo le scene dei trailer e ricostruiamo tutta la scena, tutta la ricostruiamo la scena. Allora, tra le foto promozionali e quello che è uscito fino a Mo, un quarto d'ora è... Vabbè... Appunto, ehm... cioè, io terminerei il sondaggio a questo punto. Ho 200 voti. 201 voti. Allora, 304 persone qua collegate, 237 mi piace, 200 voti. La democrazia muore e eh, la vabbè, live non va, non va tra le tendenze perché non avete messo mi piace. Tu lo sai che... C'è sempre l'astensionismo molto forte, in Italia soprattutto. Qua, qua condanniamo i li, li vedi già là, loro, tutti quanti gli utenti qua nella chat che sono tutti quanti pseudointellettualoidi. L'astensionismo è il veleno della democrazia. E non avete votato nella live del mondo delle ghiacce del fuoco. Non vi vergognate, non vi vergognate. Era abbastanza nonsense per capire era una battuta? Oppure devo specificarlo? Che ah, tu Io lo sempre. Pardon. Brava Ale! Buonasera! Buonasera! Se uno vuole di può recuperarsi la playlist sul canale. Sì, sì, esattamente. Ah. Sì, noi infatti. Di solito, quando escono poi questi trailer, c'è sempre gente che si va a recuperare i vecchi video della danza dei draghi. A me dispiace non averli ancora rifatti in realtà perché mancano un sacco di informazioni sì, prese da poche sì. sangue. Quello Però sì, ci arriveremo, sì. ci arriveremo. Abbiamo già parlato del regno di Aegon. Ora parleremo dei figli di Aegon. Alla fin fine, non sono troppe generazioni di distacco tra. tra Egon no, e Viserys. Quindi. Poco alla volta, un sacco cioè. di robe da dire sul regno di Geris. Eh, è... se, se non ci fossero quei 40 video per raccontare tutto il regno di Geris, che ha deciso no. di non morire giovane, questa cosa contro tendenza rispetto a tutti i suoi parenti Targaryen Siete presi da Dune? No? Nel senso cioè, siete presi? Non più. Venerdì esce, un video, sì. Venerdì esce un video su Dune perché ve l'abbiamo promesso, però non. Non è uscito il trailer di Prophecy si parlava di un possibile trailer della serie, invece non è ancora uscito nulla. Ci un Se sacco ne esce. Su, su sta serie, la gente non sembra molto convinta. Speriamo. Si è strano, ogni volta beh, cambiano titolo, cambiano registi, cambiano robe. Sta serie sembra un po' maledetta. Eh, purtroppo. È boh. quanto il film stia andando bene. Scusate, io sto piangendo palesemente, perdonatemi. Ah, <ride> oh, Dio santo. Eh, vediamo, vediamo cosa ne esce fuori. Sarebbe bello avere anche lì da quel punto di vista una serie che spinga a parlare degli argomenti perché Dune è Dune ed è seguito da tante persone da tanti anni, quindi è comunque un pubblico per quanto un po' di nicchia, vasto, intergenerazionale, però la serie TV spinge sempre un pochettino. Sì, no, il, fan, il fandom di Dune all'inglese è strano se ci pensi perché... È nato negli anni 60, sì. poi ha sì. avuto l'adattamento la, 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 di Lynch negli anni 80, che comunque ha dato molta popolarità. Poi, poi è arrivato Internet. Cioè, poi sono arrivati tutti i prequel. Le miniserie che non si riescono a trovare da nessuna parte o che si trovano e sono strane. O Dorotsky, è un caso a parte. E mo' con i film è arrivata un'ondata incredibile di gente nuova che si sta interessando. però non tutti hanno detto che si interesseranno ai libri. Io ho già un amico che si è comprato il primo libro, è arrivato a 200 pagine e l'ha droppato. Che ci sta? Che, no, ci sta, io l'ho detto, guarda, lo capisco pure, se non è per te è pesante da leggere. Il problema dei tre corpi non l'abbiamo ancora visto, io penso che forse settimana prossima gli do uno sguardo. Io Proviamo. me lo vedrei. me lo vedrei, Mi sembra carino, non lo so. Io stavo vedendo un'altra cosa quando è uscito, quindi poi non mi andava ad interrompere e ricominciare. Però, mm. io ho droppato al terzo, strano. Perché il terzo in realtà è pure interessante come libro. Però se non ti è piaciuto. Sì, il terzo è il mio preferito, uh... Prisi i primi due stop dato che ci si può fermare lì. Sì, sì, ti puoi fermare al secondo in tranquillità, ci, ci stava, ci sta come, come stop Io, della saga. Secondo me, la molto dipende. E cioè, è, è una delle saghe più dipende da quanto ti piace. È molto soggettivo, non c'è una regola fissa. Perché di base io direi, oh, fino al quarto quantomeno va letto, però se non ti piace perché devi leggere una cosa che non ti okay. piace? Il allora, secondo dai, ti dà un finale, un tabellino. È che quello tabellino. è il problema, cioè il primo libro non ha il finale, te lo dà il secondo, quindi primo e secondo libro io li leggerei sempre, anche se vuoi provare d'une. Se riesci ad andare oltre lo stile di Herbert, primo e secondo li devi leggere obbligatoriamente. Dal Secondo terzo me... in poi puoi fermarti quando cazzo ti pare e piace. Secondo me pure il terzo ha un bel finale, nel senso che se ti fermi là non ci sono sì. problemi, sì, però sì. tu dici, vabbè, sono arrivata al terzo, tutti quanti parlano dell'imperatore Dio, di come è questo libro stranissimo, almeno per curiosità ti ci butti Però vabbè, eh... è, mo è molto soggettiva la cosa, è molto molto soggettiva. È anche difficile da spiegare. All io non riesco a finire il sesto, raga. Io sono rimasto un anno e mezzo sul sesto di Doom cioè, non, non ho più la voglia di leggere niente per colpa di quel romanzo. Cioè, allora. ho da finire la rilettura di The Witcher. ho da finire di leggere Murtag. Un casino. Io ce l'ho proprio qua. Un metro. Un capitolo a settimana, riesco a lei. Perché non ce l'ha faccio, non ce l'ha no, fatto. È proprio pesante. Poi allora. C'è gente che non c'è il settimo, mi distrugge ancora di più. C'è gente che lo, lo, gli adora i gli libri del post imperatore di Dune. Non lo capisco, lo accetto, non lo capisco, devo essere onesto però, non so. Beh dai, se volete, alle mezzo che di solito l'orario classico con cui chiudiamo, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo sclerato. Anche perché era da un po' che non facevamo una live uh, di sclero, con sclero annesso. Ma guarda, io potevo anche risparmiarmi. Cioè, sa, sapere che alcune persone, anche solo due persone, hanno pensato che The Winds of Winter fosse finito per quel post lì. E invece sono almeno tre. Masturbatevi di più, signori Masturbatevi di <ride> più. Non so che dire. Ma... Writing, writing dream. Dreams. Writing Dreams io spero che stia scrivendo Avalon il romanzo di fantascienza che è interrotto più di 30 anni fa <ride> io vorrei avere il tempo per scrivere devo essere onesto, cioè, ho la voglia di scrivere il capitolo nuovo del libro su Perseo sono dieci giorni che non ci riesco Eh writing dreams devi sognare di più o di meno, non devo dormire per avere il tempo Eh sì, forse devi sognare di meno e scrivere di più Cazzo. che è una frase che dovremmo dire a Martin cazzo sì, cazzo. <ride> avendo la possibilità di parlarci ah uh, vabbè, vabbè dai. comunque raga ci vediamo ci vedrete uh, venerdì mi raccomando c'è il primo vero video su Dion dopo l'esperimento del riassunto del, del primo film quindi se vi interessa fatevelo, fateci, fatecelo sapere con i commenti, con i like sapete benissimo come funziona su youtube e buona Pasqua! Sì, visto che non ci vedremo in live, in realtà fino a settimana l'altra perché io posso andare eh, la settimana prossima. Quindi... Vabbè, a Pasquetta, comunque, Pasquetta a prescindere, non, non avremmo fatto live. live perché penso che starete a fare le grigliate. Io starò a vedere, boh, forse il problema dei tre corpi a casa. Io penso però che potrei sul treno, le grigliate. Come sta andando la situazione in Italia? È <ride> stato sul treno lunedì, però, di fatti non ci parliamo di persona fino a Pasqua. Quindi, buona Pasqua! Per chi ci crede, uno Stara solstizio che è passato. Festività X legata al rinnovamento della natura. Quello che è. Buona primavera! Buone feste, buon, buon uova di Pasqua. Se le ricevete, mangiatele. Pensate a noi. Sì, boh, <ride> dai, uh, ragazzi. Mi raccomando, seguiteci. Patreon, Paypal. Uh, Paypal, vabbè, sì, c'è anche Paypal. Cioè, uh, Pampico dice sconto stanni, tutti quanti link in descrizione. Seguiteci, niente. Buon World notte. of Wisdom, ricordatevi sempre. Sognate, sognate Faulkner. Un sogno di primavera. Abbiamo un canale su Faulkner? No, no, non buonanotte. Buon notte. Ciao. Auguri Saia! Buona Pasqua! Ah, si rientrato in live. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Non, non ho ancora chiuso! Dai, è andata! Eh, auguri! <ride> ah!